Cyrano de Bergerac con Luca Barbareschi, Le rane di Aristofane con Ficarra e Picone, Miseria e nobiltà con Lello Arena e ancora Il maestro e Margherita con Michele Riondino, i fratelli Karamazov con la coppia Glauco Sturno. Sono alcuni degli spettacoli della nuova stagione dell'Eliseo che cade nel centenario del Teatro di Via Nazionale a Roma. Il direttore artistico Luca Barbareschi. Il centenario non è una rivoluzione, ma è un punto di partenza di un'evoluzione che dovrà avere nel tempo vari direttori artistici, vari CFO, vari presidenti, e a cui ho dato il via di nuovo e questa è una restituzione alla comunità. Sul suo ruolo di Cyrano? Sono in un'età in cui ho voglia di fare dei classici. Cyrano è un personaggio che è emblematico, inizia dentro il teatro di Molière, un teatro nel teatro, ha una grande forza, per cui era molto bello partire raccontando con guasconeria un grande sognatore, è una delle più belle storie d'amore. Per quello che ci riguarda stiamo nella festa, durante le feste di Natale, con un classico, una macchina da guerra del divertimento che è Miseria e nobiltà. Con Luciano Melchionna stiamo in questi giorni già al lavoro. Tra gli spettacoli prodotti dall'Eliseo per la stagione del centenario anche la commedia di Gaetanaccio con Giorgio Tirabassi e Carlotta Proietti nei ruoli di protagonisti della rappresentazione di Luigi Magni resa celebre da Gigi Proietti. Io sono molto contenta, sono legata effettivamente in maniera importante a questo spettacolo ed è una ripresa, credo che non si faccia dal 40 anni. Ecco, quindi dal 78, quindi siamo contenti e orgogliosi di portarlo all'Eliseo. Carlotta l'ho vista che gli davo l'indice perché c'era avuto un paio d'anni neanche. Altri classici in programma all'Eliseo: Salomè di Oscar Wilde, 900 di Barricco e I giganti della montagna, interpretato e diretto da Gabriele Lavia. Che cosa racconta? Racconta la morte del teatro, ma il fatto che Pirandello non abbia mai scritto l'atto della morte del teatro ci dice che il teatro non morirà mai. Al piccolo Eliseo torna la carrozzeria Orfeo con la trilogia completa, Massimiliano Bruno porta il suo Zero, arriva Spogliatoi di Luciano Melchionna e debutta Chiara Gamberale con il reading spettacolo Qualcosa. È uno spettacolo ispirato a un mio romanzo per così dire, intitolato Qualcosa. È una, dico romanzo per così dire perché è una favola morale, come quelle di Calvino o come Il piccolo principe. La protagonista si chiama Qualcosa di troppo, il suo incontro inevitabile è con il cavalier niente e quindi è uno spettacolo che indaga il nostro bisogno di troppo laddove forse oggi più che mai ci salverebbe un pericoloso ma sano contatto con il vuoto che abbiamo dentro.